La categoria dei giovani oggi ammette declinazioni diverse. Questa è la ragione per cui si distingue tra i millennials e i cosiddetta generazione zero. I millennials sono quelli nati prima dell'anno 2000, la generazione zero nati dopo il 2000. Ed è interessante che già dentro la categoria dei giovani ci siano queste distinzioni. In questo caso, dove passa la distinzione? Nel fatto che la generazione zero, quelli che oggi hanno meno di 18 anni, hanno un modo di pensare e un modo di elaborare categorie dialogiche diverso da quello precedente. Perché? Perché le nuove tecnologie stanno modificando radicalmente non solo lo strumento con cui si acquisisce la conoscenza, ma il modo in cui funzionano i circuiti neuronali del nostro cervello. Oggi abbiamo le prove di laboratorio che il cervello dei giovani nativi digitali, quelli che hanno dunque meno di 18 anni, funziona in maniera diversa da quelli di chi hanno un'altra età. Perché, come sempre bisogna ricordare, mentre per i migranti digitali, gli adulti di oggi, le nuove tecnologie sono uno strumento per facilitare determinati compiti, per i nativi digitali le nuove tecnologie non sono uno strumento, ma sono parte della loro identità. Ed è questo il motivo che aiuta a capire la incapacità di dialogo tra le generazioni, perché gli adulti fanno un errore gravissimo, perché cercano di scimmiottare i giovani, di mettersi a competere con loro sull'uso delle nuove tecnologie. Non ci sarà niente da fare. Io il consiglio che do agli adulti è di smetterla di fare i giovanilisti e di non competere, perché comunque non potranno, e di invece usare la loro saggezza, che ai giovani manca, per educarli a diventare padroni dei nuovi strumenti anziché essere schiavi e così via. Ecco perché provvedimenti del tipo vietare questo, vietare quell'altro non servono a niente, servono solo a peggiorare la situazione. Bisogna invece insegnare ed educare i giovani a usare con saggezza e con spirito di libertà il nuovo strumento. Quando questo viene fatto, io vedo che i giovani, allora sono loro a chiedere l'incontro con l'anziano e non invece cercare di fuggire.